Allora, è 7 mattina, noi appunto siamo arrivati a scuola, abbiamo fatto prima un picchetto, poi un'assemblea straordinaria e abbiamo deciso di occupare. E già dalla prima mattina, prima che partisse il tutto, sia l'occupazione che l'assemblea, era già presente la celere al di fuori della scuola e poi anche durante appunto l'occupazione partita. La Digos dentro la scuola ha comunque creato dello scompiglio e come appunto hanno riportato vari giornali, fatti successi che hanno scatenato gli studenti comunque, Che è successo? è successo ad esempio che la Digos ha creato scompiglio anche con i bidelli stessi della scuola. Cioè? In che senso? Nel senso che appunto nel momento in cui la scuola stava per essere occupata hanno attaccato un bidello che appunto cercava in realtà di far entrare i propri studenti nella scuola e principalmente Attaccato in che questo. senso? Attaccato in realtà fisicamente, comunque c'è una questione che la bidella non vuole esporsi su questo, quindi Preferite non dire il nome. preferiamo sì. Ma non è giusto che al netto di questa accusa che stai facendo la polizia in qualche maniera intervenga per proteggere anche magari, per mettere in sicurezza in queste situazioni, no? Guarda, la questione è che la polizia era presente già prima dell'inizio dell'occupazione e poi durante appunto questa occupazione loro hanno principalmente creato scompiglio. Infatti ci sono vari video presenti che girano che fanno vedere gli studenti che comunque si rivoltano contro le forze dell'ordine. Che però sono tutte situazioni partite dalle forze dell'ordine stesse, come prima ti dicevo, col fatto dei bidelli e in generale creando tensione dentro la scuola. Siamo arrivati qua in palestra. Ci siamo arrivati perché che cosa... Perché comunque abbiamo varie motivazioni per questa occupazione, un'altra fondamentale è sicuramente i problemi strutturali e già qua in palestra si possono vedere vari buchi sul tetto. E poi anche nelle aule sono presenti vari problemi come ad esempio buchi nel muro, ad esempio, la mia classe, o comunque anche l'anno scorso ci sono state problematiche sul tetto perché è crollato in una classe con gli studenti presenti nella classe, per fortuna non ci sono stati danni, però è un fatto che è Ma dopo che è successo. crollato, che cosa è successo? È cambiato qualcosa? Assolutamente no, infatti qua nella palestra i buchi sono ancora presenti e ci stanno da parecchio tempo. Perché secondo te la vostra scuola è in questa situazione? Questa situazione c'è anche perché noi ci troviamo in periferia, siamo un quartiere appunto di periferia e spesso veniamo trattati appunto come una scuola di serie B.